Riesce un messaggio che dice preso, prendetelo, che significa che ci date l'ok alla videoregistrazione. Bene, allora io lascerei la parola alla nostra ospite, che ringrazio tantissimo per accompagnarci in questo viaggio, per aiutarci anche ad aprire il nostro sguardo e attraversare i luoghi in un altro modo. Forse in un certo senso. La pandemia ci ha anche costretti a rivalorizzare un tipo di turismo più di prossimità, ecco. E questa forse è una delle cose anche. Abbiamo scoperto delle cose belle in questo periodo, devo dire, nel senso che la pandemia ha portato tante difficoltà, però ci sono stati degli elementi preziosi che forse prima non avevamo, come dire, messo in luce così tanto, e questo periodo, questa esperienza che stiamo attraversando, forse ci sta aiutando anche a mettere in luce certi elementi. E penso che questo modo di viaggiare sia uno di quegli elementi che, ecco, sicuramente preziosi per questo tempo, ecco. Per cui grazie Eliana per la tua partecipazione, Grazie ti a do la parola e mi rimetto la mascherina, così se vuoi tu la puoi te. Va bene. togliere. Grazie Maria, grazie al CSV Lombardia Sud, al Festival dei Diritti che insomma mi ha concesso di essere qui ospite durante questa serata. E ringrazio ovviamente tutti i partecipanti, sia le realtà presenti, sia chi, come vedo siete numerosi, chi vuole, addentrarsi con me, con tutti noi, in un viaggio virtuale, ma che può essere assolutamente adattato poi a essere reale, che è un viaggio, sostenibile, un viaggio etico, un modo diverso di approcciarsi appunto al viaggio. Come si può dire, queste parole spesso sono state abusate forse nell'ultimo periodo, moltissimi durante la pandemia si sono messi a parlare di viaggio sostenibile, di viaggio ecologico, di viaggio etico. Cerchiamo di smontare l'idea che questa sia una moda perché deve diventare in realtà un nuovo modo di viaggiare più consapevole. È chiaro che il Covid un po' ce lo ha insegnato, è chiaro che il viaggiare tradizionale non è più possibile, non è più possibile e non è più corretto, se vogliamo, sia per l'ambiente, sia per le realtà che poi noi andiamo effettivamente a esplorare. Non possiamo più fare una toccata e fuga, non possiamo più dire ok, mi sposto in massa per vedere la tale città, il tale luogo, senza apportare qualcosa di noi. Questo non vuol dire per forza spendere il denaro piuttosto che lasciare un'impronta indelebile. Mi vengono in mente, insomma, le deturpazioni che molti dei nostri monumenti hanno a causa di scritte, a causa di ti amo, mi manchi o cose del genere. No, vuol dire lasciare un ricordo concreto e vivere un'esperienza nuova. Io adesso proietterò delle slide in modo tale che questo discorso sia anche un po' più colorato, ecco, più coinvolgente. Se ovviamente avete domande, avete interventi, usate pure la chat o comunque chiedete la parola perché siamo qua per chiacchierare e per conoscere, insomma, le realtà che ovviamente hanno accettato di partecipare, che ovviamente introduciamo dopo. Ora io adesso vi mostro appunto la presentazione e capiamo un attimo che cosa vuol dire viaggiare in maniera sostenibile, o comunque ci proviamo, l'idea è questa, il proposito è questo. Ok. Ok, allora, ok, grazie. Mi presento velocemente per chi non mi conoscesse, io sono Eliana Intruglio, ma ormai tutti mi conoscono come Donna Vagabonda, che è sia il mio alter ego sia il nome del mio blog di viaggio, www.donnavagabonda.com.
Come diceva prima Maria, è un blog dove io racconto sia attraverso parole che attraverso fotografie, perché nasco in primis come fotografa e poi mi sviluppo come blogger, e dove appunto racconto le mie avventure intorno al mondo. E assolutamente più che intorno al mondo, io direi vicino a casa, perché comunque il mio blog si è sempre distinto fin dall'inizio per questo approccio verso il turismo di prossimità, quindi Pavia, la provincia di Pavia, i dintorni della provincia di Pavia, e proprio per valorizzare questi luoghi che spesso non vengono considerati dal turismo tradizionale come luoghi appunto turistici, ma che in realtà, se valorizzati magari con delle fotografie, degli eventi o appunto persone che vogliono interessarsi a queste, possono diventare estremamente interessanti. Quando è nato il mio blog? Il mio blog è nato il primo dell'anno del 2017, come diciamo buono auspicio, e da quel momento non mi sono mai fermata. Incarna un po' la mia filosofia di vita, che è sempre alla ricerca, no, del qualcosa, della conoscenza, del vedere altrove, no? Sempre con uno sguardo però critico e con un approccio sostenibile, il più sostenibile possibile. Ok, cosa vuol dire viaggiare sostenibile? Dicevamo che con la pandemia da Covid-19 questa parola forse è stata un po' abusata, perché tutti, o più o meno tutti, ci siamo resi conto appunto che non è più possibile viaggiare in modo tradizionale, non è più possibile utilizzare i mezzi di trasporto banalmente che utilizzavamo prima. Pensiamo anche solo al fatto che i treni, gli aerei spesso sono appunto compartimentati, si deve mantenere una distanza, non possono salire più di un tot di persone. Quindi c'è un cambiamento, sia perché ovviamente c'è una pandemia in corso e dobbiamo rispettare delle norme per evitare il contagio, sia perché effettivamente ci sono dei luoghi che non possono più permettersi di accogliere tutta una serie di turisti. Turisti che, ripeto, spesso arrivano, fanno una toccata e fuga e non portano nulla o quasi nulla di positivo all'interno della realtà che visitano, o anzi addirittura vanno a danneggiare la realtà. Dopo vedremo nelle slide seguenti alcuni esempi di comportamenti insostenibili, non sostenibili. Quindi il viaggiatore di oggi, se vuole appunto trarre vantaggio dal suo viaggio, non solo divertirsi ma imparare qualcosa di nuovo, essere arricchito da questa esperienza, deve essere un viaggiatore protagonista di un'esperienza che può essere di vario genere. Un'esperienza può essere anche semplicemente una passeggiata all'interno di un centro storico, o perché no, di un bosco, di una riserva naturale, anche solo riconnettersi, appunto il tema del Festival dei Diritti è risveglio, no? Risvegli, quindi risvegliare, no? Questa voglia di riconnettersi un po' con tutto quello che ci è intorno, senza essere, se vogliamo, fugaci, senza essere troppo veloci in quello che facciamo, no? Siamo nell'era in cui tutto è digitale, tutto è veloce, tutto è istantaneo. Invece il viaggiatore di oggi deve essere più calmo, più sereno, più disponibile e aperto a nuove esperienze. Queste esperienze poi vanno a creare sicuramente un circolo virtuoso di sostenibilità. È chiaro che se io visito un'azienda agricola del mio territorio per vedere come è fatto il riso, banalmente, perché sembra, insomma, banale appunto, però intorno al riso c'è tutta una filiera, c'è tutta una lavorazione, ci sono persone, ci sono animali, ci sono luoghi. Vado ad arricchirmi, vado a capire che cosa c'è dietro a tutto ciò, no? E ovviamente valorizzo la realtà che vado a visitare. Sicuramente chi mi accoglie è ben contento di mostrarmi, in questo caso ho fatto l'esempio del riso, ma di mostrarmi qualcosa, vuole darmi qualcosa. Vedo che c'è una domanda, forse. Ah, ok, buonasera. Buonasera Mario, grazie di essere qua.
Siamo avanti. Ok. Cosa vuol dire viaggiare in modo sostenibile? Arriviamo un po' al dunque. Io ho fatto un piccolo elenco che insomma raggruppa le principali categorie del cosiddetto viaggiare sostenibile. Prima di tutto dobbiamo ridurre il nostro impatto. Sembra difficilissimo. Se ci pensiamo, tutti abbiamo l'automobile o quasi, tutti ci spostiamo tramite l'automobile. Se viaggiamo all'estero spesso utilizziamo l'aereo e ovviamente non possiamo farne a meno in certi casi. Chiaro che se devo andare in Australia non posso andarci a piedi, a meno che appunto non ci impiego moltissimo tempo, insomma sarebbe un po' insostenibile. Però anche quando scegliamo il volo, per dire l'aereo, noi possiamo optare per voli che riducono l'impatto ambientale. Ci sono proprio delle compagnie aeree che indicano certi voli, non dico tutti, però certi voli, come voli più sostenibili, perché magari invece che usare la plastica all'interno appunto degli imballaggi vengono usati i contenitori organici, perché magari il volo non parte se non raggiunta una certa capienza e quindi non si rischia appunto di viaggiare solo in due o tre e aumentare il nostro impatto, o perché magari quel particolare motore di aereo utilizza meno anidride carbonica. Quindi sono piccoli gesti, è chiaro, però se sono fatti da tanti, se sono accolti da tanti, sicuramente hanno un loro impatto positivo. Ovviamente se proprio non possiamo farne a meno, utilizziamo l'aereo, altrimenti cerchiamo dei mezzi alternativi, i mezzi pubblici, molti di questi vanno a metano, o se no, banalmente, il mezzo più ecologico di tutti, le nostre gambe, i nostri piedi, perché effettivamente nulla inquina di meno se non il nostro corpo, assolutamente. Rispettare tutte le culture. Questo è un perno, assolutamente. Purtroppo moltissimi viaggiatori, moltissimi turisti arrivano in un luogo e non osservano basilari regole di un certo luogo, che magari non sono scritte, però quando si viaggia, secondo me, è giusto informarsi. Se mi viene in mente c'è una funzione all'interno di un luogo sacro, è meglio non entrare a scattare delle fotografie o a scattare i selfie o insomma a interrompere. Bisogna anche capire che c'è da fare un passo indietro, magari si aspetta o si rimanda e poi si può procedere. Sembrano veramente cose banali, veramente, però durante i miei viaggi ne ho viste di tutti i colori, quindi capite che secondo me è meglio mettere l'accento proprio su tutto. Un viaggiatore è poi responsabile quando giunge soprattutto all'estero, in un luogo magari in cui la cultura di quel paese non è la stessa del nostro, non deve giudicare, soprattutto non deve porsi al di sopra delle altre culture, ma deve semplicemente osservare e cogliere il meglio di quello che viene offerto, senza appunto pregiudizi. Questo si collega ovviamente a rispettare le tradizioni. È quello che vi ho detto prima. Se ci sono dei riti particolari in cui magari possiamo anche prenderne parte, mi viene in mente il Festival dell'Oli, ad esempio in India, perché no? Proviamoci. Gioiamo anche noi di questa tradizione, anche se non è propria della nostra cultura, del nostro retaggio. Se invece ci sono altre tradizioni, altri riti, altri rituali in cui il turista non è insomma consentito, non si può entrare, non si può osservare, non ci lamentiamo, non andiamo via arrabbiati, perché è giusto rispettare qualunque cosa che noi vediamo, osserviamo, viviamo. Il punto 4 è chiaro, viene appena dopo, in realtà non sono in ordine di importanza, però direi che sono strettamente collegati, rispettare la natura. Quante volte ci è capitato di passeggiare anche nella nostra città, nei nostri vicoli, e vedere carte per terra, sigarette per terra, persone che magari utilizzano un fazzoletto e poi lo gettano a terra, oppure resti di cibo, bevande, bottiglie. Spesso quando si viaggia, soprattutto all'estero, ci si sente legittimati a poter fare qualunque cosa, no? Perché tanto si dice, vabbè,
tanto non sono a casa mia, no? Chi è che mi viene a dire qualcosa? E quindi forse si è più inclini ad avere comportamenti non proprio corretti. Cerchiamo invece di considerare ogni luogo come se fosse casa nostra e pensiamoci, ma noi in casa nostra buttiamo per terra i rifiuti? Lasciamo sporco in giro? Facciamocela questa domanda. E la natura ovviamente è parte di noi, è tutto quello che ci circonda. Se siamo in una riserva, in un bosco, anche al mare, perché no, in montagna, e abbiamo magari dei rifiuti, evitiamo di lasciarli a terra, li mettiamo nel nostro zaino, nella nostra borsa e il primo cestino lo utilizziamo. Non è difficile, sono proprio buone pratiche. Quando scegliamo delle esperienze, cerchiamo di scegliere delle esperienze che non vadano a impattare la natura. Pensiamo anche solo alle crociere. Le crociere, le navi da crociera, sono delle navi fantastiche, bellissime, sono degli hotel di lusso galleggianti, un'esperienza veramente fantastica. Ma pensiamo a quanto una nave da crociera vada a inquinare il mare, non solo a livello di carburante che viene poi ovviamente disperso o comunque rilasciato, ma anche solo all'inquinamento acustico che va a creare una nave del genere. Soprattutto se si avvicina in luoghi molto sensibili, sto pensando ad esempio al santuario Pelagos, che è a largo della Liguria, della Corsica e della Sardegna, un'area protetta enorme in cui vivono numerosi cetacei, dove la maggior parte dei cetacei del Mediterraneo si incentra, si incontra proprio lì, eppure è uno dei luoghi in cui il traffico marittimo continua a crescere. Siamo proprio sicuri che è necessario visitare le isole meravigliose con una mega nave da crociera e non perché con un'imbarcazione più piccola, magari di un pescatore che ci mostra quello che pesca in maniera più sostenibile? Pensiamoci, facciamoci queste domande. Io non voglio dire che quello che è sbagliato non dovete farlo o bacchettarvi. Io vi sto dando degli spunti, ovviamente. Fare la raccolta differenziata. Ormai dovrebbe essere entrato nelle nostre abitudini, no? Perché io parlo da pavese e sono ormai anni in cui a Pavia c'è la raccolta differenziata, però mi rendo conto che non è così dappertutto. È chiaro che quando si è in viaggio è più difficile, perché magari nei luoghi in cui visitiamo non esistono cestini differenziati. E quindi uno dice, e io dove le butto le cose? Dove separo la plastica dalla carta, dall'umido? Però anche lì cerchiamo magari di utilizzare meno rifiuti a monte, quindi meno imballaggi, meno scatole, meno proprio oggetti che creano rifiuto, in modo tale da non avere difficoltà poi a fare la raccolta differenziata. In ogni caso, in generale, in quasi tutto il mondo la raccolta differenziata o comunque dei cestini sono sempre presenti ed è giusto utilizzarli. Incoraggiare l'economia locale, assolutamente, ed è quello che cerco di fare sempre anch'io, anche con le realtà che poi interverranno questa sera e che sono nostre ospiti. Quando vediamo una bottega artigiana, un negozio che propone magari oggetti di persone che le hanno create anche dall'altra parte del mondo, sto pensando al commercio ecosolidale o appunto di artigianato locale, perché non approfittarne per fare magari un bel regalo? Invece che comprare magari oggetti, passatemi il termine, più banali, più classici, che magari costano anche meno, però alla fine che cosa ci danno? Non ci restituiscono un ricordo così forte, almeno io la penso così. Se invece magari acquisto, faccio un esempio, una calamita dipinta a mano da una persona del luogo, secondo me ha più valore qualcosa del genere, senza andare per forza a spendere cifre folli. L'artigianato locale non vuol dire artigianato caro di per sé, no? Vuol dire fatto da persone che amano quel luogo o che comunque condividono i valori di quel luogo. Io penso a una calamita, sono stata recentemente a Ferrara e c'era un piccolo stand di una ragazza, di un'artigiana, che dipingeva in quel momento con i colori ad olio le immagini di Ferrara.
Io ho preferito comprarla lì una calamita piuttosto che in un altro posto dove la calamita è stata prefabbricata e c'è scritto Ferrara solo perché qualcuno ci ha appiccicato un adesivo sopra, capite? E poi il costo è quello, non è che cambi tanto, non dobbiamo farci fermare dal costo, anche perché il costo deve essere proporzionato al lavoro svolto. Dobbiamo sempre renderci conto che c'è qualcuno che crea queste cose. E come tale è giusto che venga pagato per il suo lavoro. Tutti vogliamo essere pagati per il nostro lavoro, perché allora non pagare il giusto per il lavoro degli altri? Quindi questi sono piccole tips, diciamo, no? Piccoli suggerimenti che vi posso dare quando si viaggia in modo sostenibile. Ecco qua, entriamo proprio nel dettaglio, no? Qualche dritta per viaggiare in modo sostenibile. Scegliere trasporti ecologici. Ad esempio, ci sono tantissime aziende di car sharing, BlaBlaCar mi viene in mente, no? Se vogliamo andare in un luogo, possiamo vedere se effettivamente ci sono altre persone che vanno in quel luogo e quindi ammortizzare l'inquinamento dell'automobile. È un esempio. Il treno in generale è un mezzo molto meno inquinante dell'automobile e molto meno inquinante dell'aereo. La bicicletta, il monopattino, adesso veramente ci sono tantissime alternative, no? Oppure quando si deve noleggiare un'automobile, magari scegliere automobili non troppo inquinanti. Sto pensando all'elettrico, anche se sull'elettrico ci sarebbe un mondo da aprire, perché magari inquina meno a livello atmosferico, ma la produzione delle batterie e lo smaltimento delle batterie ancora oggi sono un problema. Quindi anche lì cerchiamo di capire, è necessaria l'automobile? Se è necessaria possiamo fare una scelta verso qualcosa di ecologico, ibrido magari, una via di mezzo? Pensiamoci. Ridurre la carbon footprint, quindi la nostra impronta ecologica sul nostro pianeta, il nostro creare CO2. Ci sembra assurdo, però noi in continuazione creiamo CO2, soprattutto quando ci spostiamo. Vi ho fatto prima l'esempio dei voli, ve lo rinnovo. Ci sono molte compagnie aeree, adesso mi viene in mente la KLM, quella dei Paesi Bassi, che addirittura ha promesso che entro il 2050 le emissioni di CO2 vengono quasi totalmente azzerate. Speriamo che venga mantenuta una promessa del genere, però già adesso, secondo la pubblicità, appunto, la CO2 viene ridotta grazie all'impiego di combustibili derivati da biomasse. Potrebbe essere la strada giusta, lo diremo fra qualche anno, però perché no? Perché non provare? Attenzione ai rifiuti, di nuovo. Attenzione, anche un banale fazzoletto, non gettiamolo a terra, teniamolo in tasca, poi troviamo sicuramente un cestino per cui buttarlo, ma pensiamo anche ai rifiuti che producono gli alberghi, le strutture ricettive. Spesso ci viene chiesto negli alberghi, ormai penso dappertutto, all'interno dei bagni, di riutilizzare gli asciugamani il più possibile e di gettare a terra o all'interno del piatto doccia solo quelli che sono veramente sporchi. Nessuno sta chiedendo a nessuno di rinunciare alla propria igiene personale, ci mancherebbe. Però ecco, se utilizziamo l'asciugamano per asciugarci le mani, invece che usarlo due volte e poi gettarlo a terra perché tanto ce lo cambiano e tanto paga qualcun altro, pensiamoci, possiamo utilizzarlo anche il giorno dopo ancora. Non penso che tutti utilizziamo un indumento unico e dopo 5 minuti lo mettiamo a lavare. Assolutamente, cerchiamo anche in viaggio di ottimizzare, perché ovviamente si risparmia acqua, si risparmia elettricità, si risparmia energia. Sono piccoli accorgimenti che possiamo fare nostri in qualunque momento. Scegliere luoghi a conduzione familiare o comunque gestiti da persone che provengono proprio da quel posto, o magari che considerano progetti di inclusione sociale. Qualche giorno fa mi è capitato di vedere un servizio al telegiornale di un bed and breakfast di Bologna gestito completamente da persone affette da sindrome di Down. È un progetto meraviglioso perché ancora una volta spinge
dimostra che un problema che potrebbe essere un problema fisiologico di salute per una persona in realtà è una cosa, può essere una cosa del tutto relativa, perché queste persone lavorano come tutte le altre e sono ben disposte ad accogliere come tutti gli altri, magari addirittura con un'attenzione maggiore, con una sensibilità diversa. Mi viene in mente a Pavia c'è la locanda di Fiulot, con persone che provengono da contesti difficili o comunque anche in questo caso con alcune malattie, alcuni disagi psichici, però assolutamente in grado di offrirci un servizio super, non diverso da altri o comunque non peggiore di altri, assolutamente. Perciò scegliamo sempre, o comunque quando possiamo, delle realtà che vanno a sostenere questi progetti. Se sappiamo che, non lo so, il ricavato di un bed and breakfast o di un albergo va a contribuire ad un progetto sulla legalità, magari, sto pensando all'Associazione Libera, ad esempio, no? O magari di protezione dell'ambiente, perché non scegliere quello? Perché non affidarci? Ci sentiamo anche più soddisfatti, più utili, se vogliamo, no? Ci sentiamo come se avessimo fatto qualcosa di concreto, di giusto. Non lo sfruttamento degli animali. Questa è una cosa fondamentale. Purtroppo moltissimo turismo, soprattutto nel sud-est asiatico, va ancora a basarsi sullo sfruttamento di animali, spesso per fare una fotografia banalissima. Addirittura animali che vengono legati o vessati o torturati solo per il mero piacere di scattare una foto. Se si pensa al sud-est asiatico è difficile non pensare ai tour sugli elefanti. Penso all'India, al Myanmar, penso a tutte queste realtà che hanno un'economia basata su questo. Però gli animali in questo caso non sono proprio contenti di farci da galoppino, diciamo. Anzi, la posizione delle persone sul collo dell'elefante in questo caso è estremamente dannoso per l'animale. Invece che farci il classico, tra virgolette, classico tour sull'elefante, perché non andiamo a vedere, ce ne sono in Thailandia per esempio, ce ne sono tanti, dei centri di recupero per gli elefanti, magari elefanti che facevano proprio i trasportini, che liberati da questa condizione adesso vivono una vita, non dico in libertà perché questo non è possibile, però una vita sostenibile, una vita normale, amati, coccolati. Ci sono tantissime realtà che accolgono i turisti e permettono al turista di vivere un'esperienza vera, diversa, meno impattante, anzi assolutamente non impattante, ma che anzi fa del bene a quegli animali. Slow is better, lento è meglio, relax. Io sono la prima a dirmelo. Fermiamoci, andiamo con calma, prendiamoci il nostro tempo. Non siamo troppo ansiosi di vedere, di fare, di correre. Il viaggio deve essere un momento di serenità, un momento di soddisfazione. Non deve essere qualcosa di stressante, qualcosa di che se non lo faccio, oddio, cosa succede? Non ho visto questo. No? Calma, calma. Prendiamoci i nostri tempi, scegliamo con cura gli itinerari, scegliamo con cura le esperienze che vogliamo vivere. Non è detto che un'esperienza che a me piaccia a un'altra persona può piacere, oppure è adatta a quella persona. Quindi scegliamo in base alle nostre inclinazioni, a quello che ci piace. Viaggiare deve essere un momento bello, gioioso, deve darci gioia, non deve diventare una maratona nel senso del corro a vedere tutto, non mi godo niente. Ecco, qua c'è qualche immagine abbastanza forte, questo non è sostenibile. La prima è l'immagine di una scimmietta che viene vestita e legata con una catena per fare le fotografie. L'ho presa da un sito indiano. Purtroppo, ripeto, il sud-est asiatico, molto più di altri luoghi, ha questa cattiva abitudine di appunto propinare al turista foto con animali
che ovviamente, come potete vedere, non sono animali felici. L'elefante che dicevamo prima è questo tour in groppa all'elefante. Spesso gli elefanti, quando non vengono impiegati per questi tour, vengono tenuti legati in catene o addirittura malnutriti, pur di poi farsi rispondere a certi comandi. Le grandi navi, questa è presa da Venezia, è tagliata un po' l'immagine, però questa è una delle grandi navi che arrivava, adesso siamo in un periodo di cambiamento per fortuna, arrivava proprio all'interno della laguna, oltre secondo me ad essere brutta da vedere, perché io mi affaccio alla laguna e vedo questo casermone bianco. Mi sembra anche un mezzo di trasporto che vada a devastare totalmente l'ecosistema della laguna, un ecosistema molto fragile, che già appunto è minacciato dai numerosi traffici marittimi, che alcuni non si possono proprio impedire, ci mancherebbe. Però capite che Venezia si può benissimo godere e osservare anche dalla terraferma o su un'imbarcazione meno impattante. Quella sulla destra invece, l'ultima, è una foto un po' emblematica, è l'Himalaya, è l'Everest. Questi sono tutti i rifiuti che gli scalatori, insieme agli Sherpa, lasciano abbandonati completamente, perché magari non servono più, perché magari sono pesanti durante la salita, e quindi l'Everest è diventata una delle più grandi discariche del mondo. Pensiamo, un ambiente quasi inospitale, perché 8.000 metri, con ghiaccio perenne, neve perenne, trasformato in una discarica a cielo aperto. E nessuno si preoccupa di pulire, nessuno. Nessuno si è mai preso la briga di dire adesso sgomberiamo tutto e ridiamo dignità alla montagna. Quindi è un problema serio anche questo. Cos'è sostenibile? Vi faccio alcuni esempi. Un safari a piedi. Ci sono moltissime agenzie, guide locali che organizzano safari completamente a piedi, ovviamente in sicurezza, chiaramente, sempre accompagnati da un ranger esperto. Però invece che usare la macchina, perché non farlo a piedi? C'è questa alternativa. Poi ho messo una mia foto del Madagascar, la seconda, e in questo caso ero in una missione, ero andata a visitare una missione ad Ambositra, e questi sono bambini ospiti della missione. Quella giornata abbiamo passato una giornata insieme a questi bimbi e abbiamo visto come vivevano e abbiamo sostenuto proprio sul posto, senza pensare a chissà dove vanno a finire i miei soldi, quando dono, chissà chi se li intasca, no? Tutti questi ragionamenti che sono anche leciti perché noi non siamo lì. Però io ho detto, ok, sono in Madagascar, voglio sostenere una realtà, vado di persona. Sono entrata, mi hanno accolto, questi sono alcuni dei bimbi, e è stata un'esperienza magica, veramente. Ho potuto fare poco, però quel poco mi è valso uno dei momenti più belli della mia vita durante i miei viaggi. Quel sorriso, quei bimbi, erano così contenti di vedersi all'interno dell'obiettivo della macchina fotografica. Sembra poco, no? Però per loro è stato tanto, e questo per me è molto gratificante, è un ricordo veramente eccezionale. Sostenere la realtà locale. Perché non giriamo tra i mercati, tra le botteghe artigiane? Portiamoci a casa un ricordo fatto da chi, come dicevo prima, abita quel luogo. Qualcosa di singolare, particolare. E poi alcuni oggetti da viaggio sostenibili. Io ne ho portati alcuni, dopo ve li faccio vedere. Utilizziamo, ad esempio, oggetti che non abbiano imballaggi in plastica, detersivi o cosmetici completamente biodegradabili, non testati sugli animali, biologici, oggetti che hanno una lunga durata. Pensiamo alla lametta, prediligiamo una lametta che sia di metallo piuttosto che di plastica, che magari dopo 2 o 3 volte la dobbiamo buttare via. So che magari pesa leggermente di più nel bagaglio, però se proprio dobbiamo portarla, scegliamo verso questa direzione. Adesso vi faccio vedere rapidamente una carrellata di esperienze che io ho vissuto all'interno dei miei viaggi, così da, insomma, farvi viaggiare in poltrona con i miei ricordi, spero che siano graditi. Tutto
Turismo di prossimità, eh? Io lo chiamo turisti a casa propria. Chiedi Pavia o dintorni, l'immagine la riconosce subito. Questa è Piazza del Duomo, è il reggisole che punta verso la chiesa, verso il Duomo. Turismo casa nostra, sembra una cosa veramente banale, però pensiamoci, quante meraviglie ci sono intorno alla nostra città, nella nostra provincia? Spesso si sente dire, ah ma no, non mi interessa, vado da un'altra parte, vado lontano, vado all'estero. Io non vi sto dicendo di non andare, io sono la prima ad andare, assolutamente. Però pensiamoci, magari cogliamo anche la sfida della pandemia. Invece che farsi magari durante un weekend 400 chilometri, pensiamoci, cosa c'è nei dintorni? C'è qualcosa da vedere? La risposta è assolutamente sì. Pensiamo a Pavia. Pavia è una città posta sulla via Francigena e su numerosi altri cammini religiosi. La via di San Michele mi viene in mente, non solo. Poi ha delle eccellenze enogastronomiche incredibili. Per quanto riguarda il vino, l'Oltrepò, c'è da dirlo, orgogliosi, ha pochi rivali. I nostri vini sono apprezzati in tutto il mondo, dappertutto, in Italia e all'estero. E poi abbiamo numerose eccellenze gastronomiche, il salame di Varzi, la cipolla rossa di Breme, la zucca bertagnina, ne abbiamo veramente tantissime, antiche varietà di riso, che potete scoprire anche stando qua, a Pavia, nei dintorni di Pavia, senza andare chissà dove. Quindi pensiamoci, facciamoci un esame di coscienza per il prossimo weekend. Cosa faccio? Proviamo a scoprire quello che abbiamo intorno a casa. Vediamo se ne vale la pena, e vi assicuro che ne vale la pena. Qua tra l'altro ho inserito un link, quindi se poi volete vedere gli articoli su Pavia e dintorni, basta che cliccate sul blog www.donavagamonda.com, ne trovate tantissimi. Supporto all'economia locale. Questa è una foto che io ho scattato all'interno di una falegnameria in Madagascar, nella città di Ambositra. Pazzesco, perché la falegnameria noi ce la immaginiamo come, non so, un capannone gigante, no? Dove ci sono tronchi, legni. Questa invece era una stanza all'interno di una casa, quindi come se fosse il nostro salotto, che è stato adibito totalmente a falegnameria. Quindi c'erano ceppi, legni, bastoni, c'era di tutto all'interno di una casa. Quindi di fianco alla cucina c'era questo. E questa falegnameria a conduzione familiare non era solo a conduzione familiare, perché dava lavoro ben tre altri artigiani della città, tutti i ragazzi giovani che avevano voglia di creare qualcosa. Creavano dei piccoli souvenir, ma anche dei mobili a basso costo, o comunque per tutte le tasche, per supportare proprio l'economia di questa città malgascia. All'interno si poteva assolutamente acquistare di tutto, c'era dal soprammobile al complemento d'arredo, c'era veramente di tutto. Quindi questa è un'esperienza che ricordo con molto piacere, proprio perché appunto con questi soldi si poteva sostenere un'attività che dava lavoro e dignità a quasi 10 persone. Esperienze naturalistiche. Il mio blog, naturalmente, questa è un po', se vogliamo, una deformazione professionale, ma deformazione in senso buono. Io sono laureata in scienze naturali e per me la natura è una grande passione, la più grande passione insieme ai viaggi. E quindi quando viaggio, soprattutto in certi luoghi, cerco sempre di immortalare la natura in tutte le sue forme. Questa foto l'ho scattata in Scozia nel 2019, prima dello scoppio del Covid, insomma, e era un'esperienza assolutamente sostenibile di bird watching, quindi di osservazione di uccelli marini, organizzata da un'associazione locale, dal centro di North Berwick, centro di osservazione uccelli di North Berwick, che organizzava appunto escursioni con un gommone che ci portava proprio su questa isola, che è una riserva protetta in cui ci possono andare solo poche persone durante il giorno, a osservare totalmente nella piena libertà gli uccelli con i loro pulcini. Quindi un'esperienza anche tenera, molto molto bella e molto molto emozionante.
Collaborazione con partner per valorizzare i territori. Adesso tra poco diamo la parola agli altri ospiti. Ho messo non a caso una foto di Cremona, anche perché abbiamo degli ospiti che vengono da questa splendida città. Io durante i miei viaggi cerco sempre di collaborare con le realtà locali. Mi presento, ho un media kit che invio agli uffici del turismo, agli enti deputati, e cerco sempre di attivare una collaborazione che spesso si esplica in questo modo. Io scrivo articoli, scatto foto, condivido contenuti e in cambio magari c'è una visita all'interno del centro storico, un'esperienza, mi viene in mente la bottega del liutaio, ad esempio, che ho potuto visitare appunto proprio a Cremona, oppure collaborazioni all'interno di strutture ricettive. Cioè ci deve essere sempre un do it des, no? Sempre, insomma, quando si può, ovviamente. Alcune realtà non hanno collaborato, pazienza, non è un problema. Però ecco, secondo me è importante creare una rete, come abbiamo fatto questa sera all'interno del Festival dei Diritti e con tutte le realtà presenti. È bello viaggiare e creare contatti, amicizie, relazioni. È quello che rimane di più del viaggio, perché io penso a Cremona, no? E oltre a pensare al fatto che è una bellissima città, penso ai ragazzi di LB30 subito, o alle persone che collaborano con me dell'ufficio del turismo di Target Cremona. Quindi subito questi bei momenti passati insieme, queste belle amicizie che sono nate. Come ultimo, ma non ultimo, sostegno alle realtà eque, solidali ed ecologiche. Questa conferenza si inserisce proprio all'interno di questo progetto che si chiama Viaggi Eco Vagabondi, che appunto sono mirati nel far conoscere realtà eque, solidali, ecologiche, artigiane. Il mio blog vuole proprio dare all'interno di questa rubrica visibilità a queste realtà. Voglio che si conoscano, voglio creare una rete virtuosa di tutte le associazioni, realtà, botteghe, negozi che credono in questi valori, che credono in una realtà sostenibile, in una realtà condivisa, giusta, equa, per tutti, per chi ci lavora, per chi entra nel negozio, per chi si approccia la prima volta all'associazione. Quindi una rete virtuosa di valori. Utilizzare prodotti sostenibili. Io adesso ve ne faccio vedere alcuni. Adesso qua ho messo un'immagine rappresentativa. Sembra difficile soprattutto perché spesso non è facile reperire, almeno prima del Covid non era facile reperire molti oggetti da viaggio sostenibili. Però adesso veramente potete fare una rapida ricerca su Google e trovate tantissimi spunti, dal cotton fioc riutilizzabile, al deodorante senza imballaggio in plastica, ai dischetti per il trucco lavabili, gli assorbenti igienici lavabili, ce n'è veramente di tutti i tipi. Adesso io qualcosa vi ho portato e vi faccio vedere. Ora concludo con questa presentazione, sperando che appunto vi abbia un po' fatto viaggiare, vi abbia dato degli spunti di riflessione. Interrompo la condivisione così, ecco. E vi faccio rapidamente vedere qualche oggetto e poi lascio la parola alle realtà presenti, quindi a Giulia, a Gabriele, a Ilaria, che ci racconteranno anche un po' che cosa vuol dire per loro la sostenibilità, che cosa vuol dire per loro vivere in un mondo sostenibile, che cosa fanno appunto per renderlo più sostenibile. Io vi do degli spunti velocemente, non è per fare pubblicità, ma almeno vi faccio vedere che le cose esistono e non sono solo immagini prese da Google. Allora, qui ad esempio ho un sapone da barba, ecco Giulia vedo che sorride perché lo conosce. Questo è un contenitore di alluminio, quindi non ha assolutamente plastica ed è un validissimo sostituto alla schiuma da barba classica che si può comprare nel supermercato. Tra l'altro questo è stato prodotto da alcune donne del Burkina Faso, quindi c'è anche una storia etica dietro. Poi il classico sapone per le mani, questo è anche un po' particolare perché c'è una parte di scrub.
Questo l'ho preso in Spagna, a Cordova, quindi invece che usare il flacone di shampoo, di sapone enorme, plastica, possiamo usare questo tranquillamente, poi rimetterlo in un contenitore, in un sacchettino e non inquiniamo, non lasciamo imballaggi in giro. Il famoso spazzolino di bambù, realizzato completamente in legno con le fibre biodegradabili. Questo lo trovate anche nei comuni supermercati, facilissimo da reperire ed è comodo, pratico, leggero, non è che ingombra più di altri spazzolini. Il dentifricio, e qua Gabriele secondo me lo riconosce, il dentifricio in capsule, quindi invece che avere il tubetto che anche occupa parecchio spazio ed è soprattutto di plastica, sono delle piccole pastigliette che voi potete mettere in bocca e utilizzare proprio come dentifricio. Il contenitore è in vetro e il tappo è in alluminio, quindi zero plastica anche qua. Ultimo ma non ultimo, anzi no, non proprio ultimo, i dischetti per il trucco. Questi sono completamente in fibra di cotone bio e possono essere lavati in lavatrice con tutti gli altri vestiari. E poi, ad esempio, questo deodorante, anche qua Gabriele lo riconoscerà, è un deodorante di una marca slovena che, vedete, ha l'imballaggio completamente in cartone riciclato e poi il deodorante è solido, vedete? E viene utilizzato come un roll-on qualunque. Quindi vedete che qualche alternativa si trova, c'è, non costa parecchio, anzi è assolutamente adatto a tutti. Bene, dopo questa carrellata e questi spunti che spero di, insomma, di avervi trasmesso, vorrei lasciare la parola adesso alle associazioni e agli ospiti che abbiamo invitato, in questa conferenza, cioè Giulia di Presi nella Rete, Gabriele di LB30 Natural Concept Store e Ilaria di Associazione CAFE. Se si vogliono presentare uno per uno e dirci un po' che cosa fanno, chi sono e da dove vengono? Parto io? Vai Giulia, vai pure. Allora, buonasera a tutti, grazie. Posso fare una piccola premessa che il sapone da barba lo conosco non perché lo uso, ma perché lo vendo. Vai, vai. Io sono la responsabile dell'associazione Presi nella Rete, che è nata nel 2014 a Pavia, Presi nella Rete perché siamo presi bene dalla rete del terzo settore, per cui gli oggetti che proponiamo nella nostra bottega hanno una storia particolare. I nostri artigiani, in realtà, noi chiediamo banalmente che il loro prodotto si possa raccontare perché contiene delle belle storie. Ascoltando Eliana, che ho conosciuto quest'estate per caso ad agosto, ci siamo ritrovate subito. Adesso io ho preso due appunti, nel senso di parole che lei ha usato, il viaggio, che è il viaggio, è quello che facciamo noi tutti i giorni, sia per aprire la bottega, che io mi tengo il mercoledì mattina libero perché lavoro con le realtà del territorio lombardo, per cui il mercoledì mattina io lo dedico ai miei artigiani per comunicare con loro, per mantenere un rapporto diretto che non sia con i social o con il telefono, ai quali chiediamo della sostenibilità della materia prima e a volte, altra parola usata, è lo stimolare, risvegliare la curiosità, per cui magari metterli in contatto con della realtà, altre realtà che producono, dei prodotti più sostenibili di quelli che magari loro hanno. I luoghi limitrofi, per cui lavorando con il territorio, noi siamo lì. Ci piace il fatto di stimolare la curiosità anche nei nostri clienti, nel senso che uso un parolone enorme. Noi cerchiamo di fare educazione all'acquisto ormai da tantissimi anni. Questo nasce sia da un desiderio nostro nato quasi 20 anni fa, al fatto che, grazie, vabbè, al mio compagno Ruggero, io ho fatto una quindicina di viaggi più o meno in Guatemala, per cui ho toccato con mano delle realtà, particolari e il collegamento tra i nostri stili di vita e le povertà là, ma anche qua, è una relazione molto stretta, insomma. Per cui, sono
cerchiamo di stimolare un po' la curiosità, di stimolare i nostri clienti a chiedersi che percorso ha un determinato oggetto quando viene creato. Per cui noi cerchiamo nel nostro piccolo, perché siamo in penso meno di 30 metri quadri di negozio, di collaborare con 25 realtà del territorio e che ci propongono diverse cose, dall'artigianato all'alimentare. E questo, diciamo, nel nostro piccolo ho cercato di riassumere, nel senso, io non so quanto spazio ho, potrei parlare per delle ore in realtà, ma penso che come presentazione possa bastare. No, vai tranquilla Giulia, non preoccuparti, se vuoi aggiungere qualcosa, cioè, siamo qua appunto per condividere e per conoscere modi sostenibili, quindi non ti preoccupare su questo. Ma sì, guarda, io appunto mi sto seguendo un po' il filo di quello che dicevi tu, no? Per cui anche il fatto di spiegare quello che è il prodotto e vendere solo prodotti che abbiano una bella storia dietro, che si possa raccontare, serve anche per far capire alle persone che possiamo non essere complici delle ingiustizie, nel senso che nei primi viaggi che io ho fatto in Guatemala e ho visto delle cose abbastanza forti, la prima domanda che mi sono fatta è cosa posso fare? Ok, vabbè, la donazione a chi fa le cose, ma perché lavorare soltanto su quello che è l'effetto e non su quello che sono le cause? Perché purtroppo noi lo vediamo qui. Questo mondo dell'economia che costa poco, che poi è quella che genera delle povertà, è perfetta nella sua perversione, nel senso se io non posso permettermi di spendere tanti soldi, vado comunque a finanziare chi crea delle povertà. Per cui anche cercare di spiegare che si può comprare meno e spendere meglio i propri soldi è una cosa molto importante, quello che tu dicevi anche con le alternative, cioè diamo delle alternative. Per cui è quello che cerchiamo di fare nel nostro quotidiano e appunto noi per la maggior parte cerchiamo di stimolare di avere prodotti di un'economia dell'economia locale. L'economia locale a me piace, sono di una generazione vecchia per cui uso pochissimo i social. Eliana lo sa perché probabilmente mi tagga 20.000 volte e io rispondo dopo giorni, però mi piace il rapporto diretto con le persone, anche perché le storie che vengono raccontate sono diverse da quelle che vengono lette. Ed è una cosa importante per me, come è importante, vabbè, adesso nel periodo di Covid non si può più fare, accompagnare alcuni clienti a conoscere le realtà con cui lavoro, dicendo non fidatevi di me, ma venite con me a conoscere le realtà. Questa è una cosa che noi abbiamo sempre fatto e cerchiamo adesso, vabbè, non si può fare, è un po' più complicato, però sicuramente un domani si potrà rifare. Per cui sono tante le cose che cerchiamo di fare nel nostro piccolo e abbiamo visto che comunque dai lockdown e da questo periodo di Covid tante persone si sono sensibilizzate e abbiamo avuto un aumento di curiosi, di gente che ci ha cercato, che è venuta a chiedere cosa stavamo facendo e interessata al discorso della sostenibilità e dell'economia locale. Mi fermerei qui. Va bene, va bene. Dai. Grazie, grazie Giulia. Adesso Grazie poi a te. dopo ci torniamo a parlare su questo. Lascerei la parola adesso a Gabriele di LB30 Natural Concept Store. Bene, grazie a tutti voi di essere qua. Io sono qui perché un bel giorno in giugno, credo, se ricordo bene, Eliana è capitata nel nostro negozio, noi siamo proprio in centrissimo di Cremona, dietro il Duomo,
incuriosita dalla parola, probabilmente, immagino, natural, sul nostro, sulla nostra vetrina, e ci siamo conosciuti lì e poi è nata un'amicizia, insomma, contatti continui. Lei penso che sia una delle prime tre persone più curiose che siano entrate nel nostro negozio, lei lo sa che questo è il mio pensiero. Prime tre, però senza che una sia prima, seconda, terza. Fai parte delle prime tre. Perché proprio nel negozio tu ti sei subito mossa tra gli scaffali, i tavoli, e le tante cose che abbiamo, facendomi domande su tutto praticamente. Noi siamo partiti 3 anni fa, siamo un negozio molto giovane, io e mia moglie veniamo da esperienze completamente diverse lavorative, poi per la passione sull'ecosostenibilità, sul green e comunque sul mondo che ognuno di noi sogna e che è così difficile da realizzare, abbiamo costruito, cercato prima fornitori o comunque realtà in Italia e non solo, di aziende che appunto avessero prodotti da poter proporre alle persone. Abbiamo poi appunto creato questa realtà che poi abbiamo scoperto essere il primo negozio in Italia aperto con questa modalità, quindi un vero concept store che contiene prodotti di tantissimi tipi. Se qualcuno di voi avrà voglia di andare poi a vedere il nostro sito, se ne renderà conto, ma tutti legati dall'essere biologici, naturali, fatti con materiali di recupero, di riciclo, studiati per evitare la plastica, eccetera, eccetera, chiaramente senza il cibo. La nostra idea era proprio quella di creare qualcosa che in Italia non avevamo mai visto e che avevamo visto forse più in Nord Europa, eccetera. Devo dire che la questione del no plastic o no waste è stata proprio una delle prime che ci ha appassionato, cioè cercare aziende prevalentemente piccole, perché quelle sono quelle che cerchiamo con maggiore interesse, che appunto avessero concentrato la loro progettualità, le loro idee sul fare i primissimi oggetti di uso quotidiano diversamente da come siamo stati abituati finora. Mi ha fatto sicuramente piacere vedere nelle mani di Eliana prima un paio di prodotti acquistati da noi, ma non tanto perché li ha acquistati da noi, ma perché appunto sono le cose che le persone ci chiedono. Con Eliana abbiamo parlato la seconda volta che è stata qua da noi qualche mese fa del fatto che i bambini ci stupiscono spessissimo entrando qua con fratelli, genitori, eccetera, chiedendo di poter usare spazzolini da denti diversi da quelli che usano normalmente di plastica, chiedendoci di sostituire ai loro oggetti giornalieri di plastica o comunque non ecosostenibili o oggetti diversi. C'è capitato, per esempio, una sorella in età, avrà avuto 14-15 anni, entrare nel negozio e dire: mia sorellina di 6 anni mi sgrida perché uso lo spazzolino di bambù, di plastica, cosa avete? E lì poi ha preso il dentifricio, ha preso i cotton fioc di bambù e cotone biologico, poi è finita a prendersi una maglietta in cotone biologico. Cioè, poi girando nel negozio ha visto tante cose. E queste sono soddisfazioni, a prescindere dal discorso business, diciamo, che poi alla fine è il nostro lavoro e quindi ci deve essere parallelamente. Noi abbiamo circa 50 brand nel negozio, continuamente in crescita.
visitiamo regolarmente fiere, ultimamente purtroppo magari non in presenza perché è tutto più difficile, e continuamente sostituiamo brand, troviamo cose nuove e riempiamo un po' il negozio di oggetti che piacciono a noi, sperando che poi piacciano anche ad altri. Abbiamo, non so, scarpe fatte con la buccia di mela, zainetti, borse fatte con le reti da pesca recuperate nei mari dai volontari, con quindi aziende, quindi in realtà industriali, piccole però, che appunto acquistano prodotti che finora chiamavamo rifiuti e che oggi diventano materia prima per produrre beni di consumo. Questo proprio per cercare di girare pagina e di lasciare ai giovani un mondo migliore che noi abbiamo probabilmente portato in un punto in cui non siamo ancora al non ritorno, però ci siamo piuttosto vicini. Ecco. È una goccia, chiaramente, la nostra, in un mare, in un oceano, però crediamo molto in questa cosa, che è diventato nostro lavoro, e pensiamo quindi che di persone come Eliana che girino per l'Italia, che girando in una città vedono una realtà diversa da quelle solite, ce ne possano essere sempre di più. I regali di Natale, per esempio, che sono già partiti per noi tutti, sono proprio, vediamo sempre tutti gli anni, un'occasione per spendere meno, ma spendere meglio. Penso che sia questa la cosa principale per cui Eliana è entrata ed è tornata e ci contatta e ci parliamo spesso, ma perché anche le persone capiscono che o da noi o da qualcun altro questa è la strada. Ecco. Grazie Gabriele, bellissimo intervento e bello, sì, effettivamente come dici tu, sì, è una goccia, ma qua siamo tante gocce, quindi un mare quasi quasi lo facciamo. Non dico un oceano, ma un mare iniziamo a farlo. Adesso lascerei la parola a Ilaria di Associazione Cafe. Ciao, grazie, buonasera a tutti e grazie Eliana per aver organizzato questa serata. Io sono Ilaria e rappresento appunto l'Associazione Cafe. CAFE è un acronimo, sta per costruire adesso un futuro equo. È un'associazione che ha festeggiato la settimana scorsa i 25 anni, nasce nel 1996 da un gruppo di persone che ha iniziato un piccolo gruppo di acquisto solidale di prodotti del commercio equo. Oggi l'associazione si occupa di diffondere i valori del commercio equo. Quindi essenzialmente il prefinanziamento dei produttori, il rispetto dei diritti dei lavoratori, delle differenze di genere del lavoro delle donne, il rispetto dell'ambiente, tutti quelli, diciamo, molti dei valori di cui tu hai parlato, anche parlando di viaggi. Facciamo questo come associazione anche parlandone nelle scuole e diffondendo chiaramente questi valori, e poi gestiamo la Bottega del Mondo, che è presente in Corso Garibaldi, vicino a Presi nella Rete. È un po' un distretto della solidarietà Corso Garibaldi da questo punto di vista, ci sono tante botteghe solidali. E noi facciamo appunto, abbiamo dei prodotti che derivano dal commercio equo, diciamo quelli classici che arrivano da paesi in via di sviluppo, di economie in via di sviluppo, come ad esempio il caffè, il cacao, lo zucchero, quindi prodotti che necessariamente derivano da economie, da paesi che sono lontani, cercando appunto di andare a finanziare, prefinanziare
tutte quelle realtà locali che normalmente sono realtà riunite in cooperative, in cui i lavoratori possono lavorare in modo sostenibile, in modo con un giusto guadagno, pagando, in cui il compratore paga un giusto prezzo. È sempre un equilibrio, una contrattazione dove il valore di un bene contiene il lavoro dei produttori che ci stanno dietro. Ma ci sono anche dei prodotti delle economie locali, proprio perché, come diceva Giulia, noi alla fine siamo in un territorio che ha numerosi prodotti da offrire. Pensiamo al riso, come dicevi tu, ma tantissime altre realtà, i prodotti delle comunità, come ad esempio la comunità Molino di Suardi. In Italia alcune associazioni, come ad esempio l'associazione No Cap, che si occupa di lotta al caporalato e che distribuisce, quindi raccoglie, produce, distribuisce passate, pelati, ovviamente in un'ottica di rispetto dei lavoratori contro il caporalato. Allo stesso modo associazioni che si occupano, come Libera, di utilizzare terreni confiscati alle mafie, o come Val di Bella, che si occupa, che appartiene al circuito Pizzo Free. Associazioni, ad esempio, mi viene in mente come le Cuoche Combattenti di Palermo, che fanno lavorare donne vittime di violenza nella realizzazione, appunto, di alcuni prodotti come conserve e composte marmellate. Insomma, i progetti sono tantissimi. Oltre a questi progetti, quindi prodotti che noi vendiamo, a cui diamo visibilità, che sono prodotti, ma hanno dietro delle storie, come diceva Giulia. Quello che ci interessa è raccontare una storia, raccontare le persone, raccontare i progetti che ci sono dietro tutte queste storie. Oltre a questo, abbiamo poi dei progetti nostri di sostenibilità o legati alla rete di sostenibilità locale, come ad esempio il progetto Resolve, che è un progetto di spesa alimentare realizzato insieme al Circolo Radio Out, e in cui collaborano varie realtà locali, tra cui anche il Balancin, di spesa alimentare per famiglie in condizioni di disagio. Progetto particolarmente importante in questo momento in cui ci sono durante la pandemia, perché di fatto non siamo ancora in post-pandemia, ma siamo pienamente in pandemia, ancora più disagio sociale di quello che c'era una volta. CAFE, ecco, io adesso vi ho fatto un breve riassunto e tutte le informazioni le trovate sul nostro sito, che è cafepavia.org, che è stato appena inaugurato, e ringrazio anche le persone che si sono occupate di realizzarlo. Volevo solo chiudere facendo un accenno ai viaggi, perché è una serata dei viaggi solidali, e quindi volevo a me è venuto subito in mente una frase molto bella del tè nel deserto di Paul Bowles, che è: un turista è colui che pensa al momento del ritorno, laddove un viaggiatore potrebbe anche non tornare affatto. L'ottica del viaggio è proprio quella di entrare in un mondo e di conoscere quel mondo, tanto che ad un certo punto si può anche pensare che non sia neanche più necessario tornare. Ed effettivamente i viaggi solidali sono dei viaggi di scoperta, di curiosità, e sono dei viaggi in cui si entra in punta di piedi, perché chiaramente nelle culture, soprattutto nelle culture molto lontane dalla nostra, è sempre difficile entrare in una relazione, perché non sempre abbiamo gli strumenti, e per questo in molti casi possono essere utili dei mediatori culturali. Per le esperienze di viaggio mi sembra bello ricordare stasera due realtà che io ritengo molto importanti. Una è un'agenzia nazionale che si chiama Viaggi e Miraggi. Viaggi e Miraggi nasce originariamente per portare le persone che acquistano i prodotti equisolidali a conoscere i progetti che stanno alla base di questi prodotti. E di fatto uno dei primi viaggi che era stato organizzato ormai
vent'anni fa da Viaggio e Miraggio era proprio il viaggio in Kenya, dove venivano, si andavano a conoscere i produttori che ci sono ancora adesso, come ad esempio Meru Herbs, che producono, che raccolgono, producono e poi esportano camomilla, carcadè e tè, e le foglie di tè. E questa realtà che Viaggio e Miraggio porta a conoscere, proprio andando a conoscere i progetti che poi vengono distribuiti nella rete del commercio equo e solidale, permettono di conoscere le persone, di andare nei posti, conoscere le persone, vedere come vengono realizzati i progetti, come crescono i progetti negli anni. E quindi per chi è curioso di sapere dove nasce un prodotto di commercio ecosolidale che viene da paesi di economie emergenti, ecco, questa è una buonissima, una bellissima opportunità. Diciamo, ovviamente non è l'unica agenzia che si occupa di questo tipo di viaggi, ma è la prima storica agenzia in Italia. E, ci sono ovviamente tantissime altre associazioni che si occupano di progetti, quindi che nascono sul progetto e che poi decidono di realizzare dei viaggi di conoscenza. Mi viene in mente anche un'associazione che è stata ospite da noi pre-pandemia, che è Vento di Terra. Vento di Terra ha progetti in alcuni paesi del mondo, in particolare nella striscia di Gaza, e organizza dei viaggi per conoscere i progetti, le persone di questo territorio. Volevo chiudere, forse sono anche andata troppo lunga, con invece un progetto più locale di viaggio solidale, sostenibile, che sono, mi sono portata qua al campione per farvelo vedere, questi tubi. Questi sono, si chiamano EcoTube, sono dei tubi di alluminio che vorrebbero, diciamo, richiamare un po' le smart box. Ma per differenziarsi hanno deciso di fare questa forma a tubo e contengono delle opportunità di viaggio. Quindi quello che fa EcoTube è di raccogliere sul territorio italiano una serie di partner che sono partner sostenibili per vari motivi. Possono essere ad esempio progetti del WWF, quindi legati più all'ambiente e tutela degli animali, o di Legambiente. Sono normalmente strutture agrituristiche a basso impatto ambientale, in luoghi particolari, molti che vengono raggiunti con mobilità sostenibile o che sostengono la mobilità sostenibile, e quindi c'è una mappa del territorio italiano dove sono presenti tutte queste strutture ricettive, dove si possono realizzare delle esperienze che sono normalmente dei soggiorni o dei pranzi, delle cene o delle avventure, e da questo punto di vista, se siete curiosi, potete trovare tutte le informazioni sul sito, che è ecotube.it, e ovviamente li trovate in bottega. E questo è essenzialmente quello che un po' tante, come diceva Giulia, alcune delle cose che si possono dire, e che sono veramente tante. E da questo punto di vista veramente Liana è stata fantastica, perché lei è entrata in bottega e ha subito chiesto informazioni su tutti i progetti che c'erano, è stata super curiosa, come è stato detto prima anche da Gabriele. Ed effettivamente questo è lo spirito con cui le botteghe di commercio eco, le associazioni che si occupano di tematiche di questo tipo, sperano di poter entrare in relazione con la città e con le persone. Grazie Ilaria, una bellissima presentazione, e anche quello che hai detto sui viaggi, queste opportunità appunto di fare dei viaggi sostenibili, solidali, diversi dal solito, sono sicuramente degli spunti per tutti noi presenti, e che spero che tutti noi coglieremo un giorno, chissà, finita questa pandemia, quando si potrà bene godersi il viaggio al 100%. Io, prima di magari lasciare spazio al pubblico a qualche domanda, farei giusto un piccolo intervento, ma più una provocazione che altro, e lo chiedo a voi ospiti. Se doveste riassumere un concetto che è la sostenibilità
in generale, come Gabriele strabuzza gli occhi perché dice, ecco, te pareva che non faceva una domanda del genere. Se doveste voi descrivere con pochissime parole, ma anche solo con una, come volete voi, la parola sostenibilità e come la incarnate all'interno del vostro progetto, dei vostri progetti, che cosa direste esattamente? Proprio un flash, così. Partiamo da Giulia, che la vedo bella sul pezzo, contenta di dircelo. No, proprio una domandina semplice, semplice, proprio di quelle che due parole e hai risposto. E non lo so, a me verrebbe dire la storia. Sostenibilità, io la interpreto con la storia, vi ripeto, rispetto a quello che ho detto prima, la storia del prodotto. Io voglio conoscere la storia dei prodotti che acquisto e che io vendo, però la chiedo anche quando acquisto, per cui se mi raccontano una bella storia, per me questa è sostenibile, per cui dalla materia prima sostenibile a biologica, lavorare con realtà fragili, piuttosto che con i metalli di riciclo, mi faccio anche pubblicità. secondo me sostenibilità io la interpreto un po' così, nel senso che io quando voglio un prodotto sostenibile la prima cosa che faccio è tutta una serie di domande che mi portano alla storia di quel prodotto. E rientra nel nostro progetto per tutto quello che ho detto prima, insomma, perché è la prima domanda che noi facciamo ai nostri produttori. Raccontateci la vostra storia. Per cui, non lo so, l'interrogazione è andata bene. No, 10. No. Scherzo. Assolutamente, non è un'interrogazione. No, è una domanda sì, che poi non... Cioè, complicata, nel senso, anche rispondere in poche parole adesso, appunto. No, direi che ce l'hai fatta pienamente, promossa, pieni voti. Chiediamo a Gabriele. Se c'è anche il voto, sono un po' in difficoltà. No, diciamo che credo che quello che ho detto prima, cioè che dovremmo imparare tutti, noi compresi, perché poi siamo consumatori tutti, a comprare meglio, comprare meno e comprare meglio, sia un po' il concetto. E soprattutto chiedersi se tutte le volte che acquistiamo qualcosa ci sia una strada migliore, ci sia una scelta migliore e forse essere meno pigri, anche nei viaggi, perché no, come dicevi tu prima, a scegliere magari una strada un pelo più difficile, però più coerente poi con le nostre idee, che è sempre difficile applicare al 100%. Ecco. Direi questo. Promosso, non ti preoccupare, anche tu a pieni voti, assolutamente. Ilaria? Ah sì, la domanda è complessa, quindi necessita di tante risposte, molto sfaccettata, però sostenibile è quello che è sostenibile per chi produce, e anche per chi compra. Noi come Occidente dobbiamo diventare, un vecchio slogan che si usava era consumatori, cioè consumatori responsabili di quello che stiamo comprando, se ci serve, da dove viene, chi l'ha prodotto il bene che noi acquistiamo. Dall'altra parte ci sono persone appunto che i beni li producono, li coltivano, se sono appunto alimenti, li producono se sono artigianato, e il loro lavoro deve essere garantito, così come deve essere garantito l'ambiente in cui loro lavorano, per cui il tipo di coltivazioni. La sostenibilità è una sostenibilità globale, perché naturalmente la bilancia pende da una parte del nostro piccola parte di mondo, laddove
tutto il resto è completamente sovrastato dal mercato dei paesi più ricchi. E tutte le volte è il valore di un bene non equivale al prezzo di un bene. E noi siamo talmente tanto abituati, adesso mi viene in mente la fast fashion, il grosso problema della fast fashion e della slow fashion, cioè siamo talmente tanto abituati ad avere dei prodotti di abbigliamento a dei prezzi che sono oggettivamente bassissimi, che è incomprensibile come si possa avere una maglietta che è fatta di cotone a un certo prezzo, laddove se ci ragionassimo giusto un attimo ci renderemo conto che solo per la manodopera, per la materia prima e per la produzione del bene c'è un costo effettivo, e questo costo deve essere sostenibile per chi produce. Promossa anche Ilaria, direi 10 e lode. Bene, allora, se ci sono domande da parte del pubblico presente, se qualcuno vuole fare un commento, ecco, vedo già una mano alzata da parte di Luigi, allora lascerei la parola a Luigi. Sì, grazie. Intanto ben trovate tutte e tutti. Sono contento di aver partecipato a questo incontro. Ci sono finito per caso. Semplicemente su Facebook ho visto, insomma, questo vostro incontro e sono felice di, appunto, di esserci. Io, più che domanda, mi perdonerete, volevo fare una considerazione veloce. Intanto sto a Cagliari, quindi sto in Sardegna, però conosco la Lombardia e c'ho anche vissuto a Milano. E quindi sono felice anche per questo. Quello che volevo in effetti dire, così perché è una chiacchierata tra persone che io stesso mi occupo di sostenibilità già da un po' di tempo, diciamo. Allora, la sostenibilità intanto riporta l'etica nell'economia. E uno dice, ma cosa c'entra con l'economia? Qui credo che siate tutti d'accordo. Come dire, a priori, però l'etica dall'economia è stata tolta, diciamo, in particolare definitivamente nell'Ottocento, per cui si pensa che è naturale che l'economia e l'etica non hanno niente a che fare, come si dice, business is business, e quindi, insomma, gli affari non si fanno né con gli amici né con la famiglia, no? Noi pensiamo che sia una cosa quasi naturale, invece stranamente, addirittura era un vescovo che introdusse questo principio del noma, che appunto diceva che fuori l'etica dall'economia. Quindi intanto la sostenibilità riporta l'etica. La seconda cosa riguarda il consumo, e quindi i consumatori è proprio i consumatori con due T, quindi i consumatori critici, consapevoli. Seguo già da tempo una realtà che si chiama Ion Buy, voto col portafoglio. Non so se vi è arrivata questa informazione. E il voto col portafoglio è proprio... è proprio questa strategia, la strategia proprio del consumatore, perché un cambiamento che c'è stato, diciamo, se nel Novecento nasce il taylorismo, il fordismo, cioè quella visione di organizzazione di ordine sociale che in qualche modo l'ha fatta da padrone fino agli anni 70 e tuttora, come dire, quel profilo segue, diciamo, la stessa logica. È pur vero che è cambiato un po' l'assetto. Prima noi abbiamo avuto per tantissimo tempo, da una parte, il capitale, sarò molto breve però, non mi preoccupate, e dall'altra parte il lavoro. E quindi nel conflitto tra capitale e lavoro in mezzo c'era lo Stato, per un verso, che mediava, e poi i soggetti intermedi, cioè quelli che
rappresentavano gli interessi dei lavoratori piuttosto che dei datori di lavoro e quant'altro, degli artigiani, eccetera. A un certo punto è saltato tutto dalla seconda metà degli anni 70, praticamente è rimasto solamente due cose. Da una parte il capitale, tutto ciò che era in mezzo, la classe media e quant'altro, è saltata per aria, ed è saltato anche il lavoro. E quindi è rimasto il capitale e il consumatore. Allora, è chiaro che il consumatore è costretto all'assenso dal capitale, no? E quindi noi siamo qui a dire che, insomma, una logica alternativa c'è, contrariamente a quello che si diceva nei primi anni 80, la Thatcher diceva che non c'erano alternative, invece ci sono i forme. E allora il voto col portafoglio è proprio questa idea, e cioè il fatto che i consumatori diventano consumatori e quindi attori del proprio agire, e intanto iniziano a scegliere i prodotti, e li scelgono appunto seguendo dei criteri. Quelli che avete raccontato voi stessi. Esiste una piattaforma, IonBuy, che fa riferimento a Next, nuova economia per tutti, e non profit, quindi è un ambito prettamente non profit. E la cosa interessante è che tanti pesciolini piccoli possono, come dire, rincorrere il pescione grande. E allora volevo proprio dirvi questo, che appunto non solo ci sono delle realtà, e quindi tutto il mondo del terzo settore, che è il terzo pilastro fondamentale per il futuro di questo pianeta, e non è una cosa solo italiana, noi abbiamo una realtà che, insomma, è quasi unica al mondo, almeno abbiamo tanti altri problemi, ma questo è uno dei settori più importanti al mondo, insomma, e quindi fa scuola anche per altri. Allora, da questo punto di vista, la cosa interessante è che dalla parte delle imprese, e quindi dalla parte di chi produce beni e servizi, sempre di più si parla di autovalutazione, quello che dicevate anche voi poco fa, e cioè a dire che appunto non solo da parte del consumatore, quindi della domanda, vanno posti tutta una serie di domande a chi produce, ma il produttore stesso deve avere tutta l'interesse a fare l'autovalutazione, e lo farà a diversi livelli, dalle materie prime, dal capitale, tra l'altro, al capitale sociale che ci mette nella sua impresa, a come appunto il benessere dei lavoratori che lavorano in quell'impresa, sino alla comunità, il territorio in cui è immersa quella realtà. Oggigiorno, per fortuna, siamo andati molto avanti, nel senso che abbiamo delle metriche e quindi dei criteri di valutazione, perché bisogna averli anche, avere uno strumentario che ci aiuta a fare dei calcoli oggettivi. Per cui era questo che volevo dire. E quindi ben venga non solo il turismo di prossimità, a volte, e questo vale in generale, è un problema di sguardo. Noi guardiamo ma non vediamo. Il vedere come è un passaggio, come dire, successivo. Allora intorno a noi siamo pieni di bellezza, a parte siamo in Italia e quindi, insomma, sappiamo cosa abbiamo. Per cui molte volte proprio intorno, intanto dobbiamo partire da ciò che c'è vicino a noi. E poi l'ultima cosa è il prezzo. Il prezzo deve essere un prezzo giusto, perché non c'è dubbio, l'esempio che avete fatto sul prezzo assurdo, non c'è dubbio che da qualche parte qualcuno paga, e paga anche salato e paga col sangue anche, no? E quindi ecco, volevo dirvi questo, insomma, che è dirompente la sostenibilità. La sostenibilità ha quattro livelli fondamentali. Uno è il livello economico. Allora lì nell'economia si può concepire una democrazia economica, nel senso che ci può stare il profit, il non profit, ma ci possono stare anche le imprese benefit, che sono un nuovo ibrido organizzativo che hanno dentro sia il profit che il non profit. L'altro livello è quello fondamentale, no, sto parlando troppo, ok?
mi fermo così. Comunque c'è il socio relazionale. No, assolutamente, ci mancherebbe. Vedevo presi nella rete che mi sei simpatica, però non volevo. Perché la sostenibilità è il nuovo motore di sviluppo, ma sviluppo qui si intende ciò che toglie i gruppi, e quindi si intende la libertà, insomma, dell'agire, la libertà di movimento delle persone. E perché l'altro aspetto ancora, oltre ai beni relazionali, che sono per esempio l'amicizia, a volte si sottovalutano queste cose, c'è anche l'aspetto, diciamo, culturale e spirituale, al di là di aspetti di trascendenza, quindi si può essere credente o non credente, non è questo, è l'aspetto culturale. E poi c'è l'aspetto antropologico, perché in genere si dice che è sostenibile è quando c'è sociale, ambientale ed economico, invece ci vuole anche quello, la dimensione antropologica. Qualcuno di voi avrà sentito parlare di postumano, c'è qualcuno che ipotizza un postumano, cioè a dire con l'intelligenza artificiale, con la convergenza, diciamo, delle tecnologie, si pensa che di poter mettere su un nuovo uomo. Ecco, questa mi sembra una follia. Forse qualcuno può avere interesse a questo. E allora, diciamo, noi siamo Homo sapiens e in particolare siamo 200.000 anni di storia e siamo partiti tutti dall'Africa. Con questo vi saluto. Ok, grazie. L'ho fatta lunga, ma... Grazie, grazie Luigi. Direi che è un intervento ricchissimo di spunti e di riflessione. Vedo Giulia con il ditino alzato che magari vuole controbattere. Ma io volevo ringraziare Luigi, perché la mia espressione non era di oddio quanto parla, oddio quante belle cose, perché noi ci diciamo questa cosa da anni e abbiamo scandalizzato molte persone nel sociale, nell'associazionismo, nel volontariato, perché dicevano ah no, profit e no profit devono essere due cose molto distinte, molto lontane. E invece no, la mia espressione era nei confronti di Ruggero, che gli dicevo hai visto che c'è qualcun altro che la pensa come noi. Era solo questo, grazie. Posso fare una piccola riflessione anch'io. Quando Eliana è entrata in negozio, io personalmente mi sono detto, ho pensato questa cosa e ci ha spiegato cosa voleva fare, che voleva anche scrivere qualcosa sul negozio. Questa cosa mi ha fatto molto piacere perché faccio questa riflessione. Io cammino tantissimo per Pavia, dove la frequento tutti i giorni, e faccio certe volte veramente fatica, se ci penso, a capire dove sono questi negozi particolari. Io li conosco, perché ormai li conosco tutti. Se si parte, per chi non è di Pavia, Corso Garibaldi va fino alla Piazza del Duomo, con una forma a biscia, e lì ci sono tutti i negozi. Allora, quello che voglio dire, e spero di riuscire a spiegarmi bene, è che certe volte il turista che viene a Pavia, secondo me non li trova questi negozi, perché ad esempio manca una mappatura delle botteghe, che tu Eliana penso che stai facendo, insomma, il tuo blog, mancano ad esempio banalmente anche cartelli che pubblicizzano questi negozi. C'è il cartello che dice lì trovate la salumeria particolare, però manca l'indicazione di tutte queste realtà che potrebbero interessare il turista. Allora, dico questo perché o si è talmente malati di eticità che quando si va in una città si va proprio a cercare questi posti e si va con la curiosità, ad esempio noi quando andiamo a visitare qualche città andiamo a cercare le botteghe del commercio eco,
però difficilmente andiamo a cercare la, troviamo, andiamo a cercare la bottega particolare, oppure riusciamo a trovare la bottega particolare. Dico questo perché anche noi bottegai, in senso buono, dovremmo certe volte fare ancora più rete e metterci in testa che la comunicazione è fondamentale, oltre alla sostenibilità. L'altra riflessione, ma Luigi l'ha già accennato, come anche Ilaria di Cafe, è il prezzo. Cioè, quando ti entrano dei... Io frequentando il negozio di Giulia, quando ti entra qualcuno in negozio e è intenzionato a comprare qualcosa, ma poi guarda il prezzo e ti dice, ah, ma è caro? Sì, è caro. Però l'esempio che mi viene sempre in mente, e sicuramente mi ripeto, un chilo di riso non può costare 80 centesimi. Deve costare il giusto. E allora anche questo aspetto del prezzo, certe volte bisogna imparare un po' tutti, secondo me, ad educarci sul prezzo e su tutto quello che c'è dietro ad un prezzo. Perché ci devono, bisogna spiegare bene che tutti ci devono guadagnare, soprattutto chi lo produce, il lavoratore e l'artigiano. Non so se mi sono spiegato, però volevo fare queste due riflessioni. Ruggero, guarda, ti leggo un messaggio che ci ha mandato Monica, che è la nostra volontaria, in particolare sul fatto che CAFE, all'interno del progetto Resolve, sta facendo una prima mappatura di tutte le realtà di commercio etico, in modo da avere una mappa, ma fisicamente proprio, una mappa consultabile dove sono raggruppate tutte le realtà che si occupano di sostenibilità, di biologico, insomma, in quest'ambito, e che dovrebbe essere breve, pronta a breve. Bene, sì, è fondamentale, secondo me, è importante. Anche per noi, credo, per entrare in relazione tante volte. Sì, ma no, per non avere gli stessi prodotti, per non avere certe volte prezzi magari troppo diversi, non lo so, adesso mi sparo delle cose così che mi vengono in mente. Posso chiedere a Luigi se per favore ci scrive il nome della piattaforma di cui parlava, che andiamo a curiosare meglio. E anche di venirci a trovare quando passa da Pavia, dalla Sardegna, quando viene a Pavia. Se no andiamo noi in Sardegna. Meglio. Che forse... Posso approfittarne proprio brevemente per dire questa cosa, che può non c'entrare niente col discorso del viaggio, però se si pensa al prodotto come un qualcosa che viaggia, poi alla fine c'entra. Allora, qualche giorno fa ho partecipato ad un incontro così online con la cooperativa Sciadilli, che importa caffè dal Guatemala. E anche loro ragionavano sui costi. Adesso non voglio uscire dal tema, però i costi sono importanti, come diceva Luigi. E loro facevano questo esempio che a me ha colpito molto. Un prodotto di qualità deve avere un prezzo di un certo tipo. Perché se costa poco, il ragionamento che c'è dietro, cerco di spiegarlo, loro dicevano se costa poco, e facevano l'esempio, 2,5 etti di caffè costa 3 euro, è lo stesso prezzo del caffè della Lavazza, ma il caffè di quella cooperativa etica non è uguale al caffè della Lavazza, faccio un esempio, e poi la Lavazza è sicuramente buonissimo. E quello che io ho colto in questa discussione era che c'è proprio anche lì poi tutto un ragionamento dietro sui prodotti che chi compra deve sapere. E la bottega di un certo tipo, che poi anche lì non sono botteghe particolari, dovrebbe essere la normalità, un certo tipo di botteghe, quasi tutte le botteghe secondo me che dovrebbero avere prodotti di un certo tipo. Però ecco, mi ricollego a questo aspetto che a me colpisce molto, un prodotto di qualità venduto in una bottega etica
deve avere un prezzo giusto, che magari è di più di quello che costa normalmente il resto del prodotto che si trova nei supermercati. Però niente, era solo una riflessione per dire che viaggiando, poi se stessimo qua, secondo me, ore, verrebbero fuori tante sfumature legate al viaggio che sono tante. Ecco, solo questo. Grazie Ruggero per il tuo intervento. Grazie. No, bello, anche qua uno spunto di riflessione giustamente sul prezzo dei prodotti che tutti voi proponete. Uno dice sì, è più caro, vado al supermercato, vado di qui, vado di là, però vero, giusto che ci debba essere sempre, secondo me, un guadagno, perché è vero, profit e no profit, però giustamente lo diceva anche Gabriele, siete commercianti ed è giusto che abbiate un guadagno, non è che lo fate per la gloria o perché qualcuno vi ha detto di farlo, però i prodotti che voi proponete tutti sono prodotti che hanno una storia, che hanno un percorso, un viaggio, che poi sia lontano, cioè breve, lungo, dipende da dove viene, però c'è uno sforzo, c'è una ricerca, c'è sempre un qualcosa, non è stato fatto per farlo e basta. E poi c'è una dignità e c'è una sostenibilità dietro, che sia ambientale, che sia umana, che sia entrambe. Questo deve essere pagato il giusto, è quello, altrimenti si scade ancora nella retorica del lo prendo in saldo a 2 euro nel posto XY piuttosto che, cioè, pensiamoci, perché come dicevate l'alternativa è possibile e oggi è necessaria, non è più solo possibile, è necessaria. Poi ognuno sceglie, e si spera scelga e non consuma in modo oculato, e dove gli piace di più, dove sente più feeling e dove gli servono più cose. Però l'intento anche di questa serata era mostrare che un'alternativa c'è. Voi tre persone che siete venute come ospiti l'avete ampiamente dimostrato, ci avete fatto conoscere in realtà pavese e cremonese che possono dare degli spunti e possono essere raggiungibili non solo fisicamente ma, come avete detto, anche tramite i vostri siti, social, eccetera. Ora sta a chi ha ascoltato farne tesoro e dire ok, mi sono fatto una bella serata, si spera, e da oggi in poi, o non so, da ora in poi, da domani in poi, terrò presente che ci sono anche queste realtà dove posso scegliere e non consumare. C'è un messaggio da Mario che dice: una proposta di lettura, Martin Pollack, paesaggi contaminati per una nuova mappa della memoria in Europa, che è l'ereditore 2016. Grazie Mario, e ne facciamo tesoro, io me lo scrivo, direi che può essere uno spunto per tutti, sicuramente un bello spunto letterario. Se c'è qualche altro intervento, qualcun altro vuole dire qualcosa? Altrimenti, ecco, Giulia. Io voglio dire a Gabriele, immagino che sia la moglie, che passato il Natale vi verremo sicuramente a trovare. Okay. Magari lo faremo anche noi passato il Natale, su questo non, ecco, vediamo di non farlo in contemporanea, teniamoci, esatto, in contatto adesso, esatto. tramite Eliana magari ci, certo, facciamo lasciare 2 contatti in modo tale che, certo. Perché è molto interessante, e poi è anche bello il fatto che qualcuno abbia già fatto un percorso di ricerca e mi possa suggerire, perché come poi no? lo scambio è anche quello di risparmiare del tempo in tante cose, ecco, tra cui anche la ricerca di un produttore. È reciproca naturalmente la cosa, grazie. Bene. Sì, se volete scriverlo magari nella chat, il vostro sito, i vostri social o comunque il nome della vostra realtà, così magari chi è ancora collegato lo può andare a riprendere, assolutamente. La mail, sì, un numero di telefono, la mail, quello che siete più comodi, ecco, dove vi si può trovare, ecco, così lasciamo anche una bella impronta e tutti possono andare a cliccare, come si suol dire.
Bene, se non ci sono altre domande, altri interventi, altre insomma opinioni, io direi che vi ringraziamo tutti. Vi ringrazio, ringrazio Maria in primis per avermi ospitato qui alla sede del CSV che organizza tantissimi eventi, conferenze e appunto il Festival dei Diritti che è ancora ricchissimo di iniziative, quindi controllate anche sul sito del Festival dei Diritti per non perdervi altre, insomma, altre conferenze, altri eventi. Adesso poi Maria magari me ne dice qualcuno. Ringrazio assolutamente i nostri ospiti, quindi Giulia Ruggero, Gabriele e Ilaria per la loro presenza, per i loro interventi e per aver sopportato le mie interminabili slide sui viaggi. Ringrazio chi è stato presente e chi è presente ancora adesso che ha sentito questa chiacchierata, insomma, che non vuole essere assolutamente un'imposizione, ma deve essere un modo per scambiarci idee, concetti, perché no, anche contatti. Infatti eccoli qua che li vedo in chat che stanno comparendo in tutte, quindi spero che insomma ci siano stati degli spunti validi. Vi lascio anche il mio blog in chat, ve lo ridico anche, è Donna Vagabonda, www.donnavagabonda.com. Mi trovate su qualunque social, quindi potete scrivermi dove volete, ma utilizzo soprattutto Facebook e Instagram, ma mi trovate veramente dappertutto. E niente, vi ringrazio e vi auguro una buona notte. Lascio la parola a Maria per l'ultimo saluto. In realtà sono io che voglio ringraziare Eliana per questa serata. E anche perché non ci capita spesso di trovarci anche, come dire, tra magari realtà che condividono esperienze simili, è anche difficile nella fatica, nel tran tran delle nostre quotidianità sempre molto affollate, prenderci a volte del tempo per confrontarci, per scambiarci anche opinioni, per cui credo che anche questo sia stato un po' il valore di questa serata, oltre appunto l'altra cosa bella è che Eliana trasmette anche molto entusiasmo, molto, e insomma questo insomma, sicuramente ci dà tanta energia, ecco, per cui grazie davvero. E, grazie a voi. Quindi dai, secondo me si può, iniziamo da una mappa e poi iniziamo da viaggi anche tra di noi che ci conosciamo più da vicino e magari si riesce a costruire anche uno step successivo per il futuro di costruzione insieme un po' anche di questa rete, no? di punti di un commercio sostenibile ed equo, eccetera, eccetera, che stasera abbiamo ascoltato. Per cui mi fa piacere che abbiamo avuto questa occasione, ecco, un po' di confrontarci con un desiderio comune anche per lavorare magari insieme su certi temi. Niente, sì, il festival prosegue fino al 12 dicembre. Sul sito festivaldeidiritti.org potete proseguire a cercare eventualmente altre iniziative, ce n'è per tutti i gusti. Vi lascio anch'io il sito qui sulla chat e direi che possiamo augurarci una buona notte, visto che sono le 11 e siamo tutti stanchi. Grazie davvero a tutti voi che ci avete seguito. Grazie a tutti. Buon lavoro a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Grazie, buona serata. Grazie a tutti, buona serata. Ciao. Ciao, ciao, grazie. Ciao a tutti.